Allora, buongiorno a tutti, conferenza stampa della vigilia della gara Pisa Spezia, il tecnico Filippo Inzaghi a vostra disposizione, cominciamo con le domande, Andrea Chiavacci. Buonasera mister, buongiorno, ti chiedo quali sono le tue sensazioni per questo inizio di campionato? Tu hai fatto tantissimi esordi, ma insomma ricominciare da qui in una partita importante, molto sentita, quali sono le tue sensazioni? E poi ovviamente ti chiedo un po' qual è il polso della situazione della squadra dopo la vittoria che ci ha dato, penso, molta fiducia, e quali sono le condizioni generali a cominciare da quelli, da quei giocatori che sono arrivati da poco. Ma come tutte le partite così belle e sentite, penso sia una soddisfazione poterla giocare in casa davanti al nostro pubblico. Quello deve essere quello che ci deve dare la spinta per fare una grande gara. È chiaro che giochiamo contro un avversario importante che ha un allenatore che conosce bene, a differenza di noi, per cui questo però non deve essere un alibi per noi, perché abbiamo un grande vantaggio, che dicevo prima, che è quello di giocare davanti alla nostra gente. Ci teniamo a fare bene, una grande partita, sappiamo che possiamo fare una bella prestazione. Chiaro che dopo un mese di lavoro non potremo essere perfetti, ma tutto questo va messo da parte e dovremo cercare di fare una grande gara. La condizione, i nuovi si stanno integrando bene. È chiaro che insomma gli ultimi arrivati hanno bisogno di tempo, non bisogna dargli neanche troppe responsabilità, ma sono tutti giocatori importanti. Domani insomma ci sono tutti convocati, per cui insomma poi vedrò. Non è facile fare le scelte, questo penso sia molto bello, importante. Insomma, l'allenamento di stamattina è stato un allenamento incredibile, dove le due squadre schierate potevano giocare tutte e due domani titolare, per cui questo penso sia un bel vantaggio da parte mia, e dovrò essere bravo a fare le scelte giuste, le scelte in corso di partita. Abbiamo secondo me le possibilità per ripetere dopo l'Inter, dopo il Frosinone, un'altra grande partita, per cui mi auguro, sono curioso di vedere la mia squadra domani, ecco. Ciao mister, buongiorno. Ciao. Faccio una domanda un po' particolare, nel senso che è ovvio che Inzaghi su una panchina di Serie B c'è già aspettativa. In un'intervista mi hai detto che con questo affetto ad ora ancora ingiustificato c'è ancora più aspettativa, e per citare mister D'Angelo mi colpì una frase, diceva: è giusto aver pressione, perché la pressione ti fa giocare meglio, ti fa dare qualcosa in più. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con questa frase dell'allenatore dello Spezia? Ma io penso che noi non dobbiamo guardare oltre la partita di domani. Noi dovremmo cercare in queste gare di crescere partita dopo partita. Sicuramente mi aspetto che tra qualche mese la squadra sia migliore di adesso, perché col lavoro che stiamo facendo, però sono sincero, dopo un mese fino adesso le sensazioni sono buone. Ogni partita è una gara a sé, per cui io sarò soddisfatto a fine anno se questa squadra avrà fatto il massimo di quello che poteva fare. Penso che stare a guardare la posizione, la classifica, gli ultimi anni dimostrano che bisogna andare forte, bisogna fare poche chiacchiere, bisogna cercare di fare il massimo che questa squadra ha nelle sue corde. Secondo me, se facciamo il massimo, poi possiamo raggiungere un buon posizionamento di classifica. Salve mister, rispetto alla gara con Frosinone, anche alla luce di quello che disse, cioè che ora in rampa di lancio ci sono i giocatori che hanno lavorato più con lei per ovvi motivi in questo mese e mezzo, no, di lavoro, ecco, quanto Pisa ci sarà visto col Frosinone, e quanti cambiamenti prevede fondamentalmente? Ma io penso che ormai le partite di calcio ci siano, con i cinque cambi ci siano due partite, una che va dal primo al sessantesimo e una che va dal sessantesimo al novantesimo, per cui non mi preoccupa il fatto di fare delle scelte. Chi ha giocato a Frosinone ha fatto bene, ma chi sta fuori mi dimostra in allenamento che può giocare titolare, per cui non so se cambierò qualcosa.
Se non lo farò, chi va in campo deve darci dentro, perché fuori ci sono giocatori che meritano di giocare e come chi è fuori deve continuare a dimostrarmi che merita il posto titolare. Questo è quello che ci deve contraddistinguere quest'anno. Non tollererò mai un atteggiamento, una faccia sbagliata, ma è un gruppo eccezionale, proprio per questo abbiamo cercato di fare delle scelte che vadano in quella strada, perché è veramente bello allenare questa squadra, è bello vedere il loro atteggiamento, però come ha detto loro non può bastare questo atteggiamento per un mese, questo atteggiamento va mantenuto per 10 mesi. Chi non soffre la concorrenza, chi soffre la pressione non può stare in questa squadra, per cui il mercato è aperto, noi non teniamo nessuno che non voglia combattere per questa maglia e conquistarsi il posto ogni allenamento. Ciao mister, buongiorno. Sì. Faccio due domande, una sul Pisa e una sullo Spezia. Allora, per quanto riguarda quella sul Pisa, ti sei affidato, cioè quando sei arrivato hai detto subito che la base a disposizione era buona, ti sei affidato fino ad ora alla vecchia guardia, diciamo, in generale, anche perché insomma i nuovi stanno arrivando ultimamente. C'è qualche giocatore che magari conoscevi un po' meno che ti ha sorpreso particolarmente in positivo di quelli della vecchia guardia? E riguardo invece a quelli nuovi, se appunto arrivando anche da campionati esteri, li vedi già pronti per poter calarsi in un campionato difficile come quello della Serie B? Ma dei vecchi non mi ha sorpreso nessuno, mi avevano sorpreso in negativo vedendoli da fuori e per il posizionamento che avevano ottenuto in classifica, per cui nessuno mi ha sorpreso. Sapevo che erano giocatori forti, se no non sarei venuto qua. Sapevo che potessero fare di più, ma sta a loro continuare a dimostrare questo. È chiaro che se io dal primo giorno continuo a dire che secondo me una squadra era forte e poi la prima partita li cambiavo tutti, non gli avrei dato fiducia, ma soprattutto hanno conquistato la mia fiducia allenamento dopo allenamento. Io quando sono arrivato ho azzerato tutto, per me non c'è vecchia guardia, nuova guardia, c'è il Pisa di quest'anno, un Pisa che deve combattere, lottare partita dopo partita, per cui questo abbiamo cercato di inserire dei giovani forti. Secondo me l'abbiamo fatto, chiaramente quelli già abituati a giocare in questo campionato sicuramente hanno il vantaggio dell'ambientamento, ma i ragazzi che sono arrivati, i danesi, stanno soffrendo il caldo, perché è un caldo torrido, loro non sono abituati, ma devo dire che già da ieri li ho visti nettamente meglio e sia Lind che Malte saranno convocati e se ho bisogno so che sono pronti già da adesso. È chiaro che non dobbiamo alzare troppo le aspettative su di loro, soprattutto su Lind, che è un ragazzo giovane ma che ha grande prospettiva, in cui noi crediamo tanto. E allora ti faccio anche la domanda sullo Spezia. Quale pensi, insomma, lo Spezia è una squadra che ha cambiato poco rispetto allo scorso campionato, il portiere e l'attaccante in pratica. Quale pensi sia il punto di forza dello Spezia? E poi insomma c'è anche il lato scaramantico che non ha mai battuto D'Angelo. Insomma, no, però forse col Bassano, col Venezia, mi sono ricordato che era Bassano lui. Forse, allora vedi. Forse quello, però sicuramente in Serie B non l'ho mai battuto, penso che sia arrivato il momento, però io penso che la forza dello Spezia sia proprio la continuità nell'allenatore, che è un allenatore bravo, voi conoscete bene, che stimo molto come persona e come tecnico. Però domani giochiamo in casa nostra e noi abbiamo un altro grande vantaggio, che è quello della nostra gente, che ci ha dimostrato a Frosinone quello che vuol dire tenere a questa maglia, per cui abbiamo il dovere morale di fare una grande partita e regalare una vittoria ai nostri tifosi. Buongiorno mister. Io invece ti volevo fare una domanda sul campionato, no? Inizia stasera, inizia questa Serie B, che campionato ti aspetti? E poi non ti voglio fare la domanda sulle favorite, perché è una domanda banale e anche difficile, però in ogni stagione c'è una grande sorpresa, no? L'anno scorso è stato Catanzaro nel promosso, ti aspetti anche quest'anno che ci possa essere una grande sorpresa? Ecco, qui sì, te lo chiedo, secondo te chi potrebbe essere? Ma guarda, non sono molto bravo per le previsioni. Mi auguro soprattutto che i bookmakers si sbaglino per quel che riguarda il Pisa. Questo non credo che valiamo quella quota. Partire a per cui... a volte è meglio, no?
Ma sì, ma noi penso che abbiamo le possibilità per fare qualcosa di importante, però adesso le chiacchiere non mi sono mai piaciute tante, insomma dobbiamo dimostrarlo già da domani, dobbiamo archiviare quello che è stata la Coppa Italia, che la Coppa Italia domani sarà una partita estremamente più difficile, più complicata contro una squadra rocciosa che ci darà del filo da torcere, però come dicevo prima il grande vantaggio di giocarlo davanti alla nostra gente deve essere un monito per fare una grande gara, ecco. Per la sorpresa non lo so, sai, penso che io ho giocato in Serie B da neopromossa col Venezia e siamo stati la sorpresa del campionato, perché quando sei promosso mantieni la stessa squadra, insomma io mi auguro, insomma, per il bene che voglio al direttore Botturi e al Mantova, che gioca un ottimo calcio, che siano loro la sorpresa, ecco. Deve essere Cesena che sì. Ha mantenuto l'Inter sì. Sì, no, Cesena, Verona mi ha impressionato, ma il Cesena ha messo giocatori importanti per la categoria, ha mantenuto l'ossatura dello scorso anno, ma penso che tutte queste squadre, insomma la Carrarese, lo Juve Stabia, il Mantova e il Cesena daranno del filo da torcere a tutti, per cui sarà un campionato come sempre molto equilibrato. È chiaro che insomma le retrocesse più quelle 3 o 4 che hanno fatto un mercato importante sulla carta saranno le favorite, ma noi penso che daremo del filo da torcere a tutti. Faccio un'altra domanda, ecco. So più o meno che sta bene impressionando anche Touré in quella posizione a destra, ecco, potrebbe essere una chiave di lettura anche di fine mercato, magari da poter dire lì siamo già a posto perché abbiamo Leri, abbiamo Touré, oppure in qualche modo si ragiona sempre sull'arrivo di un sostituto di Stevens? Ma guarda, in questo momento giustamente penso ci siamo fermati, abbiamo queste partite, abbiamo 4 partite prima della fine del mercato, 3 sicuramente, perché poi l'ultima insomma la giocheremo a poche ore dalla chiusura, per cui io penso che tutti hanno lavorato bene, tutti si sono fatti trovare pronti, tutti in queste 3 partite avranno la possibilità di dimostrare il loro valore. Come ho sempre detto e come ragioniamo io e la società, se prendiamo qualche giocatore perché pensiamo di migliorare e rafforzare questa rosa, per prendere così, per comprare ci teniamo i nostri, perché come ho sempre detto dal primo giorno che sono arrivato penso che debbano e possono fare meglio di quello che hanno fatto ultimamente, per cui vediamo quello che succede. In questo momento insomma è arrivato Leris e Touré sta facendo molto bene, per cui andiamo avanti così, poi vedremo, ecco. Una battuta volevo dirgli che Venezia Bassano 1-1 finì. Venezia Bassano 1-1 finì. E l'altra Bassano Venezia? Non c'è come precedente, forse non c'era d'arbitro, non c'era più. Ah no, al ritorno noi abbiamo vinto a Bassano, ma forse non c'era lui. Vabbè, però conta, è come se c'era. Vabbè, no, meglio così, i tabù sono fatti per essere sfatati, per cui... Volevo chiederti 2 parole su Højlund, il nuovo centrocampista del Pisa, se ce lo puoi descrivere un po'. Ma è un centrocampista dinamico, molto forte in fase di non possesso, ma che predilige anche giocare la palla. È un giocatore importante, è arrivato pronto. Poi insomma lì abbiamo 4 centrocampisti in questo momento bravi, forti, per cui insomma vedremo se ne avremo subito bisogno, ma insomma è pronto per giocare ed è un prospetto che secondo me ci può dare grande soddisfazione. Insomma ha giocato più di 120 partite in Serie A danese, per cui penso sia un giocatore molto importante. È importante capire come si pronuncia. Io lo chiamo Malte, sono più facile. Io come Zan faccio il furbo sui nomi perché non voglio fare gaffe. Un po' come Allegri quando doveva scrivere Szczęsny, no? Sì. Dicevo, 2 domande veloci. La prima su Moreo. Moreo anche a Frosinone ha dimostrato di essere un giocatore di buone qualità, che si dà molto per la squadra, però l'abbiamo visto tutto l'anno scorso, tu l'hai avuto a Brescia, trova sempre molta difficoltà nel concludere. Non so se hai idea di cambiare posizione per favorire la conclusione. E poi 2 curiosità sulla base delle ultime 2 presentazioni, sia di Lind che di Leris. Beh, Leris lo conoscevi già. Lind ha detto che
per venire a Pisa è stata determinante il colloquio che avete avuto, quindi ci hai parlato con un ragazzo prima di venire a Pisa, cosa gli hai detto? Insomma? Sì, sì, beh, parlo con tutti i giocatori perché io e la società vogliamo capire se vogliono venire a Pisa volentieri, perché questo l'abbiamo sempre pensato dal primo giorno, per cui con Linde chiaramente ha voluto fargli capire come giocavamo, ha voluto fargli capire che credevamo tanto in lui e insomma sono contento se ha detto questo. Per Moreo arrivare in doppia cifra e mi auguro che lo faccia quest'anno con me come è sempre stato.